Kudo era l'insegnante dell'imperatore del suo tempo e viaggiava da solo come un mendicante senza meta. Un giorno, mentre si stava recando ad un centro politico e culturale, si avvicinò ad un piccolo villaggio chiamato Takenaka. Si era fatta sera e pioveva fortissimo, perciò si avvicinò ad una fattoria per ripararsi. Notò che vi erano dei sandali appoggiati alla finestra e ne chiese il prezzo alla donna che era lì. Lei, intenerita nel vederlo fradicio, lo invitò ad entrare e a passare la notte lì. La signora e i suoi figli furono molto ospitali, ma Kudo notò che erano tutti tristi. Quindi chiese spiegazioni. Lei rispose: «Mio marito è un giocatore d'azzardo e un ubriacone. Quando vince, beve e poi diviene violento. Chiede soldi in prestito e delle volte non regge neppure per trovare la via di casa». Kudo decise di aiutare la donna. La fece dormire in una pensione vicina con i bambini e comprò vino e cibo. Attese l'uomo, che rientrò ubriaco, e si presentò. «Sono stato sorpreso dalla pioggia e tua moglie mi ha gentilmente chiesto di rimanere qui per la notte. In cambio ho comprato del vino e del pesce, quindi potresti cenare». Felice per la presenza di alcol, il padrone di casa bevve. Poi si mise a dormire sul pavimento e Kudo meditò accanto a lui. La mattina seguente il marito si svegliò non ricordando nulla della notte precedente e domandò a Kudo chi fosse. Lui rispose: «Sono l'insegnante dell'imperatore di Kyoto». Poi aggiunse: «Tutto in questa vita passa. La vita stessa è breve e se continui a giocare d'azzardo e a bere non avrai più tempo per fare altro e farai soffrire anche la tua famiglia». A queste parole, la percezione dell'uomo cambiò, come se si fosse svegliato da un sonno profondo. Grato dell'insegnamento ricevuto, decise di proseguire il viaggio con Kudo. Nonostante quest'ultimo gli dicesse di tornare indietro, lui rispondeva sempre: «No, ti seguirò per tutto il resto della mia vita». Gli insegnanti di storie motivazionali moderne nascono da qui, dal linguaggio del maestro successore di Kudo. Il suo nome era Munan, che significa l'uomo che non tornò mai indietro.